Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per presentarvi questa mod, il Fiat 140/90 di Red Wolfgang e STV Modding. È una mod appunto partecipante al Modo Contest. Adesso pian piano sto scaricando un po' i mezzi perché appunto, come ben avete visto, mi sono dedicato ad altro prima appunto di passare alla categoria trattori e quant'altro. Quindi adesso pian piano ci do un occhio e vi presenterò quello che reputo, diciamo, degno di una presentazione. Non che comunque ovviamente magari le altre robe siano da non presentazione, ma come ben sapete e vi avevo già avvisato, farò una cernita delle mod e vi presenterò i migliori. Vi presento, inizio col presentarvi questo Fiat. Io lo avevo già da un po' di tempo prima dell'uscita del mod del contest. Mi era stato dato per darci un'occhiata, testarlo e quant'altro. E veramente, veramente, ragazzi miei, siamo di fronte ad una mod di alto livello. A me è veramente piaciuta tantissimo. L'ho provata un bel po' di tempo, mi ci sono ben affezionato. Veramente, veramente è stato fatto un buon lavoro sia per quanto riguarda la modellazione e soprattutto l'in-game. Come ben vi ho citato all'inizio, è stato curato da STV Modding, quindi il che è tutto dire. Ben sapete, ben abbiamo visto e ben vediamo di cos'è capace. Veramente ragazzi, complimenti. Poi appunto la mod è completa con tutte le animazioni del caso, l'IC e quant'altro, ha il supporto per i tubi dinamici, ha i sound reali, sono sound che sono stati registrati nella realtà e poi ovviamente adattati per farming. Ci sono appunto tutte le animazioni del motore. Qua vi ho già aperto i cofani, potete già ben vedere. Poi ci saranno cinghie, puleggia animate, ventola animata, vibrazione del motore, vibrazione dello scarico. Veramente, veramente una mod semplice, una mod completa, proprio il minimo e il massimo, tra virgolette, che si poteva avere. Veramente, veramente bravi, complimenti. Poi il modello mi piace, l'ho guardato bene, i dettagli ci sono, c'ha delle piccolezze veramente, veramente molto carine che poi andremo a vedere. C'ha tutte le animazioni all'interno: animazione dell'acceleratore a mano, animazione dell'inversore, illuminazione del pannello, spie e quant'altro. Veramente, veramente una mod completa. Poi per finire abbiamo una vasta gamma di opzioni e potenziamenti. Qua, come già ben vedete, vi ho preparato diciamo tutte le possibili configurazioni: le gomme, i fari lampeggianti, i parafanghi allargati. Insomma, ci sono un bel po' di opzioni da poter scegliere. Basta, per il resto è a posto. Io non ho trovato nessun problema. Comunque vi dico che after contest ci sarà un'altra versione. Ovviamente io vi presento, cioè avrei voluto presentarvi la versione più aggiornata, fissata e cioè fissata nel senso non è che abbia problemi, ma appunto con qualcosina in più. Però non avrei potuto perché ovviamente io parlo di questa mod, questa versione partecipa al contest, quindi ovviamente in descrizione io vi lascio il link per la votazione e quant'altro, e quindi sarebbe stata una mod da presentare extra contest e insomma era un po' un casino. Quindi diciamo ho voluto basarmi solo su questa versione, anche se la prossima avrà solo qualche piccola correzione. E basta, per il resto sì, dicevo, non ho trovato nulla. Il modello mi piace, la mod non è pesante graficamente, si lascia insomma giocare senza nessun problema. E ok, adesso vabbè, i dettagli penso li abbiate già notati in questa mia tiritera iniziale. Ovviamente presenza del dirt e tutto quanto. Qua vediamo anche la differenza, la possibilità di scelta del filtro alto e il filtro basso, come ben vedete qui. E
Bene, ok, basta, per il resto è a posto, poi ovviamente lo andremo a provare, farò un giro con rimorchio, faremo un giro stradale perché il sound lo si gode, per di più per strada è tutto veramente, veramente fantastico, veramente ben fatto, complimenti per le registrazioni del sound. A posto, ok, andiamo a vederlo nella sezione dei trattori, scorriamo in fondo, eccolo qui, Fiat Agri 140/90, costo 45.000 euro, 200 euro di manutenzione al giorno, 140 cavalli di potenza, 218 litri di serbatoio, 43 km orari di velocità massima e passiamo alla sezione opzione potenziamenti. Come ben vedete ne abbiamo 4 nella sezione agganci, tra virgolette abbiamo la scelta delle luci di lavoro extra che hanno 800 euro in più, poi vi farò vedere quali sono. La configurazione delle ruote ne abbiamo 3, abbiamo le Trelleborg, le TM800, le Michelin, le XM108 e le Pirelli TM800 che sono le mie preferite, sono secondo me le più belle. Il design abbiamo senza lampeggianti, con il filtro alto come vi ho appena mostrato, l'antenna sul peso che ce la dovrei avere già su questa e basta. L'altro design, appunto, abbiamo i parafanghi allargati e appunto il doppio lampeggiante. Basta, per il resto non c'è, diciamo, altro di personalizzazione, comunque molto semplice, secondo me essenziale, non serve nient'altro in più. Ok, bene. Allora andiamo a vedere effettivamente quali sono le nostre personalizzazioni. Beh, insomma, qua vi ho già preparato le tre gomme. Queste sono le TM800, le Trelleborg. Questa è l'antenna sul peso che vi ho appena citato. Ecco qua. Ok, va bene, filtro basso, lampeggiante doppio è questo qui, eccolo qua. Su quest'altro ho montato il lampeggiante singolo, ho scelto le Pirelli che secondo me, vi ripeto, sono le più belle. Adesso un attimo che sposto questo, che così vedete anche meglio. Boh, perfetto. Eccole qua, secondo me sono le più belle. Veramente veramente ottime, anche come iniziano col dirt, sono veramente ben fatte. Filtro basso, come vi dicevo, quest'altro ha appunto il filtro altro, le luci di lavoro extra che sono questi fari superiori, adesso ci sono anche nel posteriore se non erro, sì, se dovrebbero essere sempre aggiuntivi, ok. Sono molto belle perché poi vedremo di sera che fanno un effetto, hanno una luce un po' fioca, cioè una luce gialla, una luce, cioè non gialla, ma comunque proprio tipo da lampadina vecchia che fa veramente un bel effetto. Qua appunto vediamo già gli interni molto belli, molto ben fatti, molto dettagliati, veramente complimenti e basta. Per il resto non c'è altro a farvi vedere di personalizzazione, quindi io direi che potremmo anche salire all'interno di uno e ovviamente poi il resto è uguale per tutti e insomma lo faccio vedere una volta per tutte. Saliamo su questo che diciamo ha già le luci, quindi poi vi farò vedere direttamente da qui. Animazione della salita in cabina, quindi appunto sempre il solito nostro tasto left shift e eccolo qua, apertura porta, animazione della salita, ecco qua, boh, perfetto. Qua all'interno vediamo appunto già il display acceso con le sue spie, adesso boh, perfetto, abbiamo chiuso la porta, quindi abbiamo le spie diciamo in fase di giro chiave, ecco qua abbiamo tutte le spie illuminate. Adesso vi faccio vedere un attimo l'IC, lo accendiamo che così intanto vi gustate bene il sound. Indoor sound ovviamente presente, qua vediamo già la vibrazione di filtro e marmitta, abbiamo comunque sempre contagiri animato, spia della temperatura animata, spia del carburante animato, tutte le spie LED animate, qua vediamo vedete che siamo in folle, quindi abbiamo il tasto, scusate, tasto, la spia verde in alto a destra, la prima qui che appunto che segna che siamo fermi, poi
quando andiamo avanti e indietro si cambia dal verde al rosso, quella a sinistra, come ben avete visto, qua contagiri funzionante, conta ore funzionante, vedete che siamo a 0,5, adesso ve lo voglio far vedere nel dettaglio, se non l'avete visto eccolo qua, quindi tutto funzionante. Bene, andiamo a vedere un attimo le animazioni. Come ben avete visto, leva, inversore, leva, pedali, freno, acceleratore. Abbiamo anche l'animazione dell'acceleratore manuale, ecco qua. Ok, poi riprendiamo con la questione IC, che comunque sì, molto semplice. Come ben avete visto, abbiamo la questione delle porte. Questi qui, questi 4 IC sono praticamente dei comandi per l'apertura dei pannelli. Allora, questi primi due a sinistra e a destra, il primo verso destra e il primo verso sinistra, praticamente fanno aprire i cofani e ve li posizionano, diciamo, all'esterno appoggiati così. Vi svela appunto motore e quant'altro, quindi scendiamo un attimo e diamo un'occhiata alle animazioni, vibrazione motore. Animazioni delle pulegge, come ben vi ho detto prima, cinghie, ventole, alternatore, tutto quanto, veramente guardate anche il motore che ben modellato, veramente complimenti. La questione qua delle vibrazioni del motore è una cosa secondo me molto molto importante, vedere tutte le animazioni qua delle cinghie e quant'altro non può far altro che piacere su questo tipo di mezzi qua, soprattutto veramente complimentissimi. Ok, allora dicevo, questione IC, questi due vi aprono i pannelli e ve li riposizionano fuori, invece gli ultimi qui a destra, apri, nascondi il cofano di destra, praticamente vi rimuovono completamente i cofani, quindi potete andare via senza bandine copricofano e insomma potete andare via così come volete, basta, per il resto diciamo non c'è altro per quanto riguarda la questione dei cofani. Allora andiamo a vedere il resto dell'IC, porta a destra, ecco qui, qui lateralmente abbiamo i finestrini laterali, finestrino posteriore, finestrino laterale sinistro e come ben avete visto porta sinistra. In ultima abbiamo questi C che praticamente ci dà l'apertura del lunotto superiore, eccolo qua. Abbiamo anche l'animazione ovviamente della discesa, sempre left control e scusate left shift e ecco qua, vedete che appunto un secondo, ecco qui, anche se va un po' in collision con il piantone della cabina, comunque ok, avete visto anche l'animazione dell'apertura della maniglia. Piccolo appunto, se posso permettermi, la questione qui dei cofani, avrei fatto una funzioncina con la possibilità di rimuoverlo manualmente dall'esterno, perché sempre, è bello sempre ovviamente tramite IC, ma comunque secondo me dall'esterno dà un tocco di realisticità in più. Ok, perfetto, io cosa mi manca da mostrarvi? Allora, andiamo a vedere sempre nell'F1 la possibilità dell'aggiunta del peso, in questo caso appunto siamo ovviamente senza zavorre, aggiungiamo il pacco, quindi passiamo da 600, scusate, da 200, 600, 1000 e 1400, abbiamo anche il peso doppio aggiuntivo, quindi arriviamo a 1800 kg, e cosa molto molto bella questa qui. E niente, l'altro ha solo una bella antenna che poi vabbè, andremo a rivedere, che l'avevo mostrata prima, e basta, perfetto. Per la questione F1 abbiamo ovviamente sempre la disabilitazione della disattivazione della sospensione cabina, che è sempre una cosa che troviamo nel mod sistemato da STV, quindi appunto abbiamo la possibilità di bloccare non più che altro la cabina ma il seat suspension. Basta, per il resto vediamo se c'è altro, non ci dovrebbe essere niente, quindi ok. Andiamo un attimo a vedere in velocità la questione dell'illuminazione che vi ho accennato prima, poi andremo ovviamente a farci un bel giretto che se ne sentiremo un po' in sound. Ecco qua, qua abbiamo l'illuminazione del pannello
dei comandi. Questi sono i fari suoi normali, vedete che ha una luce un po' giallognola, una luce, una tonalità, ditemi se sono ubriaco, ma a me sembra che abbia un colorito un po' più, diciamo, giallognolo, un po' più old, e veramente veramente fanno un bel effetto. Comunque luci a posto, come vedete tutte funzionanti, possibilità ovviamente frecce e quant'altro, tutto a posto, ecco qui. E basta, per il resto non c'è altro da mostrarvi in notturna, quindi spegniamo un attimo, facciamo ridiventare giorno, che andiamo a farci un bel giro, eccoci qua. Basta, vabbè, qua c'è l'antenna che ve l'ho rimostrata prima, appunto è la possibilità di opzione potenziamento e ok, bene. Questi sono i parafanghi allargati, eccoli qua che hanno, diciamo, il surplus in plastica, l'aggiunta in plastica laterale, eccolo qui, questo è ovviamente sprovvisto, come vedete siamo ovviamente senza, anche se io lo preferisco senza, con le gomme che sboldano fuori così che fa la sua porca figura. Bene, ok, basta ragazzi, non c'è altro da mostrarvi per quanto riguarda le opzioni potenziamenti, personalizzazioni e tutto quanto, quindi questo è quanto, parer mio, come vedete inizio a un minimo indispensabile, un massimo, e secondo me è sufficiente così. Hanno fatto delle belle features, dei bei potenziamenti, delle belle particolarità, veramente veramente complimenti. Ok, bene, adesso diamoci un po' giù di nafta, andiamo a fare un giro, e così sto un po' zitto, vi ascoltate il sound, quindi alzate un po' il volume, io ovviamente porte aperte, tutto aperto. Beh ragazzi, non sapete quanto fatico ho fatto a star zitto tutto sto tempo. Bene, 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 spero vi siate un attimo resi conto, dovete anche andare su qualche bella salita pesante e sentirlo urlare veramente. Per quanto riguarda il sound, fatto benissimo, poi anche come settings, un buon lavoro, veramente, veramente bravi.
Bene ragazzi, io a questo punto termino qui la presentazione, spero ovviamente vi sia piaciuta la mod, spero di aver reso giustizia a questo partecipante del Modo Contest, a mio parere molto bravi, veramente complimenti, avete fatto un buon lavoro, diciamo di Fiat Agri non è che ce ne siano tantissimi in giro e anche di ben fatti. Qui avete fatto un lavoro veramente coi fiocchi, quindi avete tutto il mio appoggio e veramente veramente bravi. Adesso ovviamente vedremo cosa ci sarà nella prossima versione e basta ragazzi miei, io vi saluto qui. Adesso prossimamente come ho detto all'inizio darò un'occhiata al resto delle mod trattori del Mod Contest, vedrò un attimo cosa c'è da presentare e quant'altro. Nel frattempo vi lascio ovviamente sempre il link in descrizione alla mod, scaricate, anche se so già che lo avrete scaricato al 1000x1000, dateci un voto, votate bene, considerate appunto tutto quanto il lavoro fatto, veramente veramente ottimo. Basta, io vi ringrazio ragazzi, vi saluto e ci vediamo prestissimo nei prossimi video. Ciao ciao!